Questa volta, ragazzi, la leggendaria non può sfuggirci. Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui su Clash Royale. Ritorniamo sul mio profilo, sì, sul mio profilo, sul mio profilo ho detto. Oh, ok, adesso sul mio profilo. Innanzitutto ringrazio Sergio e Tankian del clan Just Legendary per avermi prestato il suo account per fare questo bellissimo spacchettamento. È stato così fortunato da trovare ragazzi, una super, una magical e un baule gigante. E non abbiamo trovato ancora nulla di tutto ciò, quindi benissimo. Finalmente, dopo le tante richieste, riesco a portarvi un bellissimo unboxing come vi avevo preannunciato. E tutto questo grazie a lui, quindi lo ringrazio davvero, davvero tantissimo. Possiamo benissimo trovare il nostro bellissimo, bellissimo S-Wizard. Sono veramente entusiasta, un po' rosic perché se lo trovo non posso poi usarlo per i video, ma vabbè, è la vita. Voglio fare uno spacchettamento come si deve, ragazzi. Quindi andremo a fare anche il baule della corona. Oh mio Dio, che deck ha? Oh mio Dio. Proviamo a fare una cosa molto random, dato che non mi aspettavo questo deck. Ah, no! Ma perché? Almeno dammi la torre! Tra parentesi, abbiamo perso male la prima. Ma proprio male male. La nostra bellissima fireball. Ecco che mette il mago 2 secondi dopo che ho messo la fireball nello stesso punto. Ma non è fortuna questa, no? Attenzione, prendiamo la prima... Non ha truppe per difesa, io se mi mette il deck con le truppe che fanno danno all'area, mi spieghi cosa faccio? Un livello 6. Un livello 6, mettiamo subito il domatore. Domatore a scazzo proprio. Se mi fa il culo male. Se mi fa il culo male. Allora, devo fare una bella cosa allora. Mi perdonerai, Sergei, ma ti metto la Valchiria. E non te la uppo né niente, solo metto semplicemente la Valchiria. Se no perdo male ogni partita. Raga, se no davvero perdo male ogni partita. Quindi gli metto la Valchiria e poi gliela togliamo e non diciamogli nulla. E vai con la musica. Gela, 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 gela. Bene. Benissimo, questa è andata bene. Questo e vediamo il mini pecca come rarlo. No, ma perché non mi mette in ritardo? Ho laggato, ho laggato. Oddio, oddio. Ha messo, non dico male, di più. La gelo. Ma c***o, l'ho messa peggio di lui. Adesso vedremo l'ignoranza della Valchiria, ragazzi. Potrete ammirare l'ignoranza della Valchiria. Guardate, sbam, 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 sbam. Guardate, con 4 di elisir gli ha annientato i barbari e il moschettiere. Attenzione, adesso è volevi. Mettiamo gli scheletrini che me li frizza solo a metà. E... ha battuto il nostro record, ha usato la gelo ancora peggio di prima. E è il new WWE Champion, secondo me, perché... Geliamo... Oh, no! Ma perché così in ritardo? Ma perché? Abbiamo battuto di nuovo il suo record, abbiamo usato la gelo ancora peggio. Riproviamo a mettere il domatore, riproviamo a mettere il domatore. Geliamo, 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 geliamo. Ed è fatta, raga, ed è fatta, ed è fatta! Sì, sì! 3 corone, ragazzi. E andiamo, e iniziamo ad usare questo deck. E questo deck con la Valchiria inizia a girare, ragazzi. La Valchiria ci sta di brutto. E mancano solo 2 crown. Ce la possiamo fare, raga? Perché con la Valchiria questo deck è rinato. Vedete anche lui la Valchiria. Guardate che distruzione che porta. Il domatore ha fatto dei bei, bei danni. Ah, ah, dolore, dolore, dolore. Quindi mettiamo il domatore di là. Che cosa brutta. Dai, no, ho filato male. Oddio, gli scheletri. Oh, oh, oh. Gli scheletrini, scusa, non volevo. Scusa, non volevo. Dai, sì. Sì, sì, certo, te la faccio prendere la torre, secondo te. Te la faccio prendere. Te la faccio prendere. Adesso andiamo anche alla seconda, ragazzi. Andiamo alla seconda, andiamo all'unboxing subito. Subito, perché se facciamo la seconda andiamo subito all'unboxing. Se facciamo la seconda andiamo subito all'unboxing. Se facciamo la seconda, dai, dai. Dai. Gelo subito, gelo subito. Sì, sì, ragazzi, arato, arato. Big vittoria, abbiamo recuperato più o meno le nostre coppe perse. Iniziamo finalmente. Finalmente è arrivato il momento più atteso. Baule della corona. Attenzione, 164 di gold. Iniziamo a goldare, ragazzi. Iniziamo a riempire le nostre tasche di soldini. E vedrete, vedrete, 2 gemme. Vediamo la rara.
Ma ora vediamo il succo di questo video, quello per il quale tu hai cliccato dentro questa minatura. Ti accontento finalmente, iniziamo lo spacchettamento delle tre chest più importanti di Clash Royale. Iniziamo ragazzi, come al solito vi voglio ignoranti. Oddio, 1200 di oro ragazzi. Iniziamo a riempirci le tasche e intanto un domatore. So che ti è utile Sergei, quindi finalmente l'abbiamo trovato. Attenzione, 17 capannette dei barbari. E andiamo ad aprire ancora, oh, un pochino di zap, proprio così, una manciata di scariche. Andiamo a scartare le carte viola, ragazzi. Vogliamo le epiche, attenzione, 648 di oro e già siamo quasi a 9000 di oro, ragazzi. Un estrattore di elisir, andiamo con gli sgherri, 8 sgherri, ottimo, ragazzi, ottimo. 19 scheletrini, 33 frecce. Oddio il pecca, li abbiamo sbloccati il pecca. E vai ragazzi, continuiamo così. Continuiamo a portare fortuna. Invento i numeri. 14 Giants. E vediamo l'altra epica. 2 congelamento, ragazzi. Credo che gli siano utili perché ho visto che nel deck la usa. Quindi, ottimo, ragazzi. Porto fortuna se non è il mio profilo. Ora andrò per aprire per la prima volta nella mia vita una super magical chest. Ma prima, vediamo che contiene. Vediamolo perché è qualcosa di disumano questa chest, ragazzi. Contiene dalle 2000 alle 3450 unità di oro, 414 carte, 82 rare e 13 carte epiche, ragazzi. Io 13 credo di non averle neanche in tutto di carte epiche. Disumana, andiamo ad aprire questa chest disumana. Attenzione, 2798 di oro, abbiamo 7 carte disponibili. Andiamo ragazzi, e intanto abbiamo già oltrepassato le 10.000 unità di oro. Attenzione, 66 cavalieri, ok, 76 scheletrini, che bello. Non sarà felice di ciò, ma noi esultiamo lo stesso perché adesso è il momento clou del video ragazzi. Andremo finalmente a vedere cosa nasconde questa nostra bellissima super magical. Attenzione, 176 sgherrini, 3 carte comuni, che bello. Attenzione, iniziano le prime epiche, iniziamo a carburare ragazzi. Continuiamo così, pimpanti, 3 orde di scheletri, oddio sì, 3 specchio, li abbiamo sbloccato anche gli specchi. Oh mio Dio, sono carico perché 3 specchi non li ho neanche io ne ho uno di specchio. Al 2 fa male ragazzi. Attenzione, 7 archi X, cos? 7 archi X, non so se li usi o meno, però sono bestemmiosi. Ora chiamiamo l'Accademia della Crusca perché la voglio come nuova parola. Attenzione, ora è il momento della verità. Piace Sergei, non dovevi incaricarmi di questo spacchettamento. Sono davvero spiacente. Quindi ragazzi, spero che questo unboxing vi sia piaciuto. Finalmente sono riuscito a portarvi la super magical, ma non è finita qui. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché deve capitarmi ancora a me la super. Quindi restate sintonizzati perché porterò nuove unboxing. Anzi, sapete che vi dico, piccolo spoiler, io ho già in unlock il baule gigante, quindi vedremo che combinerò io invece nel mio profilo. Un grazie ancora a Sergei per il profilo, lo ringrazio tantissimo, lo ringrazio di cuore. Lasciate, mi raccomando, tantissimi like, lasciate tantissime iscrizioni. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Un saluto leggendario a tutti ragazzi.